Lontani ma concreti, gli agricoltori veneti incontrano i candidati alle prossime regionali e mettono sul piatto, o meglio sul desktop, visto che si tratta di un confronto in modalità telematica, temi molto urgenti, soprattutto in una stagione difficile come questa in cui il coronavirus ha danneggiato anche le aziende agricole. Vogliamo avere le risposte serie e certe a quello che è l'agricoltura del nostro futuro. Rappresentiamo 65.000 aziende agricole del nostro territorio veneto e abbiamo creato un decalogo. Questo è racchiuso in identità veneta e quindi vogliamo avere risposte per il futuro dei nostri giovani. La prossima legislatura, a nostro parere, deve prendere spunto da un unicum del Veneto, la propria identità, la sua identità. E quindi a partire da questo noi abbiamo presentato 10 proposte ai candidati. Cito quelli più importanti. La prima è quella di costituire un nuovo assessorato al cibo, un assessorato che abbia più competenze rispetto a quello attuale. La seconda, dobbiamo arrivare a creare una filiera sostenibile dove tutti i soggetti si mettono attorno a un tavolo per la valorizzazione del cibo veneto e dove tutti possano essere ripagati nel modo giusto. La regione può fare molto da questo punto di vista. Il terzo, dobbiamo far arrivare nelle mense dei nostri bambini il cibo veneto e dobbiamo raccontare alle famiglie dei nostri bambini che cosa si mangia, qual è l'origine di questi prodotti. Un terzo punto, il grande tema dell'acqua, del territorio, del consumo del suolo e delle energie rinnovabili. Dobbiamo porre il freno al consumo del suolo, dobbiamo nei prossimi mesi ridare valore all'acqua e dobbiamo utilizzare i prodotti di scarto, i prodotti agricoli per creare i combustibili di origine agricola. E poi un ultimo grande tema, quello della semplificazione. Questo periodo del Covid ha dimostrato che è possibile semplificare. Dobbiamo passare dall'emergenza alla strutturazione di queste semplificazioni, perché le nostre imprese hanno bisogno di essere lasciate libere e di poter fare il loro mestiere, cioè l'impresa. 10 punti programmatici che vanno dalla centralità del cibo alla sostenibilità, alla ricerca, allo sviluppo, perché i nostri agricoltori ci chiedono quale futuro e cosa piantare e quindi oggi hanno bisogno di risposte certe.